Siamo con Serena Dandini a Mondolfo alla presentazione del suo ultimo libro, Il catalogo delle donne valorose. Perché c'è bisogno di una genealogia al femminile? Perché è una storia meravigliosa che è stata totalmente sommersa. Le donne hanno fatto appunto la storia dell'umanità in tutti i campi, dall'arte alla letteratura, alla fisica quantistica, alla matematica, alla poesia, ma raramente vengono ricordate, pochissimo messe nei libri di storia, non hanno monumenti, non entrano nei Pantheon, per cui è come se ci avessero privato di una parte del nostro albero genealogico, e quindi penso che sia importante riscoprire queste storie meravigliose di donne. Una fra tutte, Carla Lonzi. La sua eredità e il suo lascito? Beh, ci ha insegnato a osare, andare contro gli stereotipi e i destini già tracciati. Siamo con l'assessore alla cultura Enrico Sora del comune di Mondolfo. Qual è il bilancio della serata di stasera con Serena Dandini? Beh, le immagini parleranno per noi. Tanta gente, tanta affluenza, grande soddisfazione, una serata meravigliosa, Serena Dandini esplosiva come al solito, grande soddisfazione, non potevo chiedere di meglio. La città di Mondolfo non è nuova ad iniziative che valorizzano, diciamo, il coraggio, la creatività e il talento delle donne. Avete appunto da poco finito il premio nazionale dedicato appunto a 11 donne di Mondolfo, ce ne vuole parlare? Un premio che nasce da un centenario, da una ricorrenza di un atto eroico di 11 eroine marocchine che nel novembre del 1917 salvarono i membri di un pontone militare che era affondato al largo di Marotta, proprio per ricordare questo eroico gesto, per il quale sono state anche insignite della medaglia di bronzo al valor civile. Abbiamo deciso di indire questo premio nazionale, Il coraggio delle donne, un premio che ha avuto un sacco di appuntamenti. Il premio quest'anno è stato assegnato a due donne, una donna marchigiana, italo-siriana, Asmaida Shan, e a Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone. Siamo a Mondolfo con il sindaco della città, Nicola Barbieri. Qual è il bilancio della serata, sindaco? È stata una bellissima serata, davvero, non a voce sola, non tradisce mai le aspettative. Tantissima gente, tantissima partecipazione, persone che aspettavano da settimane questo evento che ha arricchito il calendario degli eventi di Mondolfo e Marotta. Quindi davvero tanta partecipazione, siamo soddisfatti di continuare questa collaborazione con una voce sola. Questa è una città particolarmente, diciamo, in sintonia con le donne. Avete fatto un premio nazionale che è finito il 30 di giugno. Ci vuole spiegare com'è nato questo premio e, diciamo, qual era la finalità? Insomma? È stato ideato a novembre del 2017, quindi novembre dell'anno scorso, ideato da Giuliano De Minicis, dal comune di Mondolfo, sulla storia delle 11 eroine di Marotta, quindi in occasione del centenario delle 11 eroine di Marotta. Quindi ci sono stati diversi eventi, un percorso importante che poi è culminato con il 30 giugno in Piazza dell'Unificazione a Marotta con la cerimonia ufficiale di consegna del premio nazionale Il coraggio delle donne. Quest'anno sono state premiate in questa prima edizione Asmaida Shan e Tina Montinaro. Il bilancio della serata è sicuramente positivo. Con Serena Dandini e il suo ultimo libro, Il catalogo delle donne valorose, a ricordarci che è necessaria una genealogia al femminile, perché le donne hanno tanta vita da insegnare. All'interno di questo catalogo di valorose possiamo trovare da Carla Lonzi a Olympe de Gouges, a Ipazia, a Karen Blixen. Questo è un libro ricco di grandi risonanze. Il prossimo appuntamento sarà ad Ancona, al Porto Antico, sempre alle ore 21:15, con due filosofi, Giulio Giorello e Massimo Donà, per orientarci nel mondo dei simboli in arte, in letteratura e in filosofia. Vi aspettiamo come sempre numerosi. Grazie.